Big Event è una grande festa della fotografia in cui sono presenti tutte le sue forme e istanze, in cui c'è contatto tra il grande pubblico e gli autori, fotografi, professionisti, hobbisti e grandi autori negli ambiti vari della fotografia, in cui si ricrea quella convivialità, quel contatto diretto che manca da tanto tempo nel capoluogo lombardo. Nasce dall'esperienza del Milano Sunday Photo, il primo mercatino dedicato alla fotografia in Cascina Cuccagna, bimestrale. E da lì, insieme a FCF, Forniture Cinefoto, abbiamo dato vita a questa cosa più grossa, più importante e che mancava da tanto tempo a Milano. La fiera è stupenda e grazie a questi stand ho avuto l'opportunità di provare una mirrorless che intendo acquistare. Siamo venuti a visitare lo stand di un amico. I'm here to support my friend Nicola. Perché sono affascinato dalle macchine, diciamo, vintage. Bellissima fiera, molto versatile e accontenta tutti. Come FCF abbiamo sempre supportato gli eventi riguardanti il mondo della fotografia. Prima il Milano Sunday Photo ed ora il Big Event. Essere un organizzatore di un evento del genere vuol dire mettere tanto lavoro, tanto impegno nell'affrontare questioni nuove, ma sempre spinti dalla passione per questo fantastico mondo dell'imaging. Appena arrivato, per cui però mi sono subito fiondato su Nikon. Allora, una Fuji XT5. Sto provando una Canon R6 Mark II. Sony 6000, Alpha 6700. La presenza delle aziende è stata fondamentale per la riuscita di un evento simile. Grazie a loro sono arrivati tanti professionisti e amatori del settore. Hanno portato naturalmente le ultime novità del mercato, dando la possibilità di provarle e testarle al grande pubblico e con i tecnici messi a loro disposizione di scoprirne le caratteristiche e le loro qualità. Il mercato della fotografia si sta evolvendo producendo attrezzatura sempre di maggior qualità. Da un lato le richieste sono nel mondo professionale, nella continua ricerca della qualità, ma anche del servizio post vendita loro dedicato. Dall'altro l'appassionato alla continua ricerca delle ultime novità per migliorare la qualità delle proprie immagini. Prima volta che vengo a una fiera di questo tipo, è interessante la possibilità di provarle. Interessante perché si possono provare tante cose. C'è la possibilità di provare gli obiettivi, io ho seguito legato per quello. Mi sta piacendo e mi è piaciuto molto perché comunque sia per quel che riguarda il presente che il passato, insomma, è sempre meglio puntare i piedi e vedere quanta meraviglia c'è nel mondo della fotografia, ne vale sempre la pena. Molto bello l'allestimento di sopra e molto interessante la scoperta, torno a dire, del nuovo e del vecchio, perché se non c'era il vecchio non ci sarebbe questo nuovo. Finalmente a Milano una bella fiera dove provare non solo le camere eccetera, ma anche conoscersi fra fotografi e videomaker appassionati di questo settore, quindi meno male e speriamo che continui così e si ingrandisca sempre di più. Nella manifestazione c'è anche una parte dedicata alle mostre ed è curata dalla bravissima curatrice Loredana De Pace, con cui abbiamo già lavorato al Voghera Fotografia. Beh, comunque complimenti, il Voghera Photo Festival è stato veramente una cosa non inaspettata, perché tu sei una bravissima curatrice, ma non mi aspettavo questo successo. Neanche io, lo speravo ma non me lo aspettavo, sono felicissima. E poi il Milano Sunday Photo sta riuscendo benissimo, quindi io personalmente penso che una tua collaborazione, un tuo entrare in campo nel Big Event, questo grandissimo evento che si terrà a metà ottobre, deve esserci. E pensavamo appunto che tu intanto potresti per questa prima edizione occuparti come consulenza della parte curatoriale delle mostre che si terranno. Che ne pensi? Anzitutto il Big Event mancava e sono contenta che l'abbiate pensato. Mi farebbe molto piacere esserci, veramente molto. Quindi qui a Voghera Fotografia stringiamoci la mano per il Big Event, molto molto volentieri. Benissimo, grazie.
In che cosa consiste la gestione dell'area culturale del Big Event? Anzitutto nel fare comunicazione, e non l'abbiamo dato per scontato. Parlo dell'equipe con cui ho collaborato, è un team di professionisti che si sono occupati di diverse aree, l'area social, l'area dell'ufficio stampa, il videomaking, tutta la comunicazione costruita appositamente per sottolineare il focus della fiera, che è la trasversalità, la festa della fotografia attraverso la comunicazione. Grande importanza ha avuto nel Big Event la realizzazione dell'area talk, ossia un luogo in cui fotografi ed esperti dell'imaging a vario titolo hanno raccontato le loro storie, hanno portato la loro testimonianza, ci hanno fatto entrare nel loro mondo. È stata un'esperienza bellissima, si respira un'aria positiva, creativa e molto stimolante. È andata bene, è andata molto bene, c'era pubblico, mi fa sempre piacere essere qua a Milano perché poi è una fiera meravigliosa, quindi che ti devo dire, benissimo. Una fiera molto ben strutturata e ben organizzata. È un evento incredibile, altro che Big Event, qui siamo in un evento giga event. Bene, siamo ancora vivi, ci vediamo domani dopo la messa, ciao! E è poi... una figata, c'è un lavorone dietro che si vede, e c'è un sacco di roba bella, per fortuna non ho portato il portafogli, però insomma... La fiera è un evento che è terminato, mi sembra super interessante. È bellissimo, avete fatto davvero un grande lavoro e ho la sensazione che fosse qualcosa che mancava, che fosse un evento che mancava. Come primo evento, dopo il Covid, dopo tutta la parte di pandemia, è stata molto molto vista, apprezzata e anche apprezzata dal pubblico che è venuto. Beh, a me la fiera è piaciuta, sono felicissimo ogni volta che ci sono questi eventi perché è un'occasione di condivisione. È davvero una bellissima festa della fotografia, il Big Event, con degli spazi espositivi molto interessanti. Qui si è fatto veramente il salto, complimenti davvero a tutti. Wow, è un evento davvero straordinario, io posso dire che sono molto contenta dei corsi che ho sentito, ho imparato tantissime informazioni. Non potevano mancare al Big Event le esposizioni fotografiche. Avete potuto apprezzare una pillola della mostra che si tiene adesso alla FCF Gallery e poi c'è la grande mostra in cui un grande autore e i giovani talenti dell'Istituto Italiano di Fotografia sono messi insieme per raccontare il concetto del volare. Bella, interessante, ricca, allestita molto bene. Bellissimo, mi ha stupito veramente, bellissime mostre. È molto bella e mi piacciono molto le foto che con rappresentate le persone. Stiamo iniziando ora a studiare queste cose, la fotografia. Big Event è un evento importante perché bisogna creare queste mostre non solo fotografiche ma anche di fotografia hardware, perché il mondo degli appassionati che è sempre più numeroso è l'anima della fotografia. Io dico sempre sono appassionato di fotografia, sono fotografatore. La scelta della location è ricaduta sulle officine del volo, perché è uno spazio alternativo particolarissimo, storico, in cui si vivono suggestioni degli echi del passato. Ci sembrava proprio l'ideale.